Arrivi di corsa affannato. Sì, di corsa affannato. Dove sei stato? Paola, qui non è una cosa. Dietro le quinte? Ci sono le seste, no. No, che, magari. Che battuta sciocca proprio. No, perché dietro le quinte, nel senso, c'è una dell'là. E dietro le quinte c'è, te viene l'affanno. No, ma sto scherzando, Paola. Altro che quinte, qui non è una cosa... Le comunque, ottave. A proposito, allora... c'è la sfilata, mi sembra. Come hai fatto a intuirlo? No, intuito ma perché quella con detto? Le quinte... Marco? Oddio. Marco? Che? Eccomi qua. Oh. Sono fatto piccola piccola per non metterti paura. Meno male, una volta che non mi mette paura, meno male. Certo, non è che fossi, non mi mette paura, no Marco. Scusa, ma... non è, mi sono cazzato perché voglio stare tranquilli finalmente. Ciao sì. Paola. Buonasera. Signora Concetta, lei mi deve fare una cortesia qualche giorno a me. Già no io... Marco, non dire queste cose, anche io sto disturbata con queste feste di Natale, torroni, pandori, panettoni al bagno, non vado più bene neanche io, non vado. Veramente? Sì. Non va bene. Non ci vado regolarmente, poi anche il colore. Il colore? Sì. Ma perché come la fa? Un nocciola? Ma che nocciola? No, addirittura un nocciolo adesso. E come la fa? Un gianduia? Ma no, neanche gianduia adesso. Ma... E come la fa? Un fondente? Senti, Marco, io c'ho un sedere, mica l'antica gelateria del corso. Ma tu a un certo punto mi fai dire le cose mie, ma a un certo punto mi rompa di privacy. Io devo stare calma e rilassata. Ma lei mi dice così, io mi metto e cerco d'aiutarla. Ci sta, baffo, che volevo far pace per queste feste di Natale. Baffo, facciamo una pace una volta per tutte, finalmente. Mettiamoci. Eccolo qui, quanto è bello. No, non sono venuta qui ad offendere, baffo. Non ti dirò oggi che sei brutto come uno starnuto in moto col casco integrale. Non te lo dirò. Sono venuta qui per fare pace con lui. Ma pensa allo starnuto al rosso. Sì. Dove va, baffo? Ti auguro, fallo venire, Marco. Ma che fallo venire? E finché viene, è finita la puntata, però pure tu, baffo, un po' di dinamicità, insomma. Eccolo, facciamo un applauso a baffo e la pace di Natale. Ma baffo, che sa fare? Ma allora... Baffo, tu, io lo so che magari mi hai sognata in qualche tua occasione, così hai fatto dei viaggi erotici mentalmente con me. Infatti, come si dice, invece degli auguri, ti auguro che i tuoi sogni si avverino. Da oggi c'è questo nuovo prodotto. Sì. Se fai qualche sogno un po' eccitante, invece di svegliarti e fare i conti con la dura realtà, Camomilla Roberto Carlino saprà trasformare i tuoi sogni in solide realtà. Hai capito? Basta la regalo e consegna. Ecco, grazie del regalo, Baffo. Natale. L'accompagno, se no questo è una cosa. Ah, fa pace proprio per il Natale. Ce la dobbiamo dare. Proprio in diretta davanti a tutti c'è il bacio per il Natale. Grazie, Baffo. T'aiuto che se no qui, piano piano, no, piano. Paola, mentre Marco se ne va, io sto più calma e rilassata. Sì. Marco, perché ho trovato un uomo finalmente. Ma veramente? Sì. Hai trovato un uomo? Ci stanno le persone che vanno a fare i viaggi di piacere all'estero per trovare la ragazza più giovane. Io ho viaggiato proprio nel tempo. Ho trovato un uomo d'altri tempi che sa del di passato. Sì, trapassato. Ah, trapassato proprio. Certo, vabbè, non è che potevo trovare un giovanotto. Io, se ci credi Paolo, che finalmente ho trovato un uomo, lo facciamo entrare finalmente. Franco, può entrare Franco? Ma chi è? Franco! Mamma ha detto che ci sta! Eccolo qui, Franco! Buonasera! Guardate che uomo che ha trovato! Buonasera! Buonasera, Franco! Prego, Ciccio, la coppa è tua! C'è sempre sto Ciccio, non mi ricordo a chi si riferisce. Comunque, venga. È una brava persona! Venga qua! È una brava persona. Sì, è un uomo tutto di un pezzo. Tutto di un pezzo. Sì. O lì di quattro pezzi. Volevo... Insomma, lei con la signora Concetta. Sì, praticamente lui dice. Siamo andati dice, indietro nel tempo. E noi diciamo che nel tempo. Ma quale tempo? Io già ho lasciato Ciccio e non mi fai arrabbiare. Lo vedi? Sempre io non sono del presente e del passato. Ma del futuro! Ma poi a casa è meglio, è più dolce con me, Paola? Sì. Anche Moscovici. Ha scelta lei, non è mi guardi a me. Questa ha scelta lei. Ecco. Buonasera. Com'è che ha scelto? Già cambiato idea? Com'è che ha visto che già cambiato? Prima che lo portavi in trasmissione era tutto per me. Fammi. Che? Scusasse, sì. Io non ho studiato 3,14 per 6,28. Sì, che bella di conferenza. Che sa far diametro io. Ciccio, ho fatto bene. Sì. Concetta. Sì. Assunta. Licenziata. Ha licenziata sì. Vattene via. Possa via. Prima di venire. Vieni che t'ha licenziata proprio. Guarda. Baffa, ti sto rivalutando. Basta, me ne vado. Vattene via. Santa Rosalia. Prendi un po' di televisione. Buonasera. Facciamo allora un applauso a un grande sì, artista. Sì, dai, sì.
Scherziamo, scherziamo, giochiamo. Adesso torniamo però alla normalità, dai. Il nostro, il nostro Biffi, finalmente. Tony Biffi, ecco, che ci dici, qua. Tony? Un film, stai girando un film, sì, sulla tua vita, sei protagonista e nello stesso tempo anche il cinepanettone. Ve lo dico in inglese, alla siciliana, One Bullet of Two Dynasty, in italiano un proiettile per due destini. È il titolo del film. Beh, titolo è un del film proiettile. Drammatico adesso. Drammatico, però. Quindi quando lo vedi te pian corpo, diciamo. Come già mi è preso tantissimi anni fa. Battuta, ringrazio Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che mi detto posso, l'ufficialità Paola, posso, di continuare questa posso vita. Darti fastidio? Sì. Due secondi di Franco Franchi, proprio puri, che ci fai tornare veramente indietro nel tempo. Proprio Franco, proprio lui. Proprio puri, adesso abbiamo scherzato, Manolo, Paola, io ci abbiamo giocato. Però una cosa tua, proprio un cavallo di battaglia tuo di un minuto. Il cavallo di battaglia era Bella senza anima. Però non ci stanno i tempi. Ah, non ci stanno i tempi minuto. Per farlo. Però che posso dire, mi sono trovato tantissimi anni fa con il terzo Ciccio in America, entrammo in un negozio dove ci serviva un dentifricio. Allora Ciccio aristocratico dice, guardi, voglio quello lì alla fragola grigio metallizzata e io invece di prendere quello alla mela alla banana... E ho preso quello alla pera e ci hanno arrestato perché non era il dentifricio, era la prua, la poppa, pensando che era la mia. Ah, questa era la cosa, una paura che uno va lì con la pera. Senti, certo. Parliamo allora del film, appunto, film, diciamo, che ti vede protagonista. Sì. Un film importante che riguarda proprio un po' la storia, no, è un po' è la storia della tua vita. Trattasi di un bambino povero che poi cresce e all'età minima per arruolarsi nell'arma e pensavo che potevo aggiustare il mondo e quando sono caduto ho capito che... Credevi in certi valori, ideali importanti. Ecco, da lì, e invece qualcuno ha spostato questi ideali. Ha spostato questi ideali, da lì mi sono ritrovato alla buonanima del mio collega che mi diceva sempre Franco Franchi. Bene, quello fu l'inizio della mia carriera. Poi conobbi le famiglie di Franco Ingrassia, Massimo e Giambiero Ingrassia, di cui sono stato adesso da recente una tournée a Palermo e vi dico che 30 anni non ero mai stato al cimitero di Buonanima di Franco Franchi, che poi è Franco Benenato, e da lì scoprì che grazie a Tony Gancitano, che sta avendo un successo sul film Un santo senza parole, il santo di Nicosia, la regia di Tony Gancitano, la produzione Arte e la distribuzione Andrea Iervolino, con Gabriel Cerelli, Manolo Fidanza e altre due che sono ancora in fase di concordamento. Bene, io allora aspetto anche per una pubblicità. Ma se volete maggiore, vedere questa faccia su... Sì. Poveri Maricchi con Cristian De Sica, faccio l'arabo, cinepanettone. Anche il cinepanettone, grazie. E mi interessa anche questo signore. Tony Biffi, grazie. Io lo ringrazio, Tony Biffi, anche perché è l'unico in Italia, l'unico che imita Franco Franchi in questo modo. È l'unico. Beh, è vero. I bravi rimarranno sempre Franchi e Ciccio, un applauso a loro. Io cerco di tenerli in vita. Grazie a tutti. Ti aspetto qui, grazie. È stato un piacere, ciao, buon lavoro. Ciao.